Siamo qui davanti a Palazzo del Governo perché il 24 di maggio l'azienda ci ha comunicato d'amblè che il 31 avrebbe chiuso lo stabilimento di Latina. Lo stabilimento di Latina è sempre stato lo stabilimento madre di tutti i gruppi che si sono susseguiti e quindi chiaramente siamo qui per protestare, per convincere, per salvare la Nexans a rimanere a Latina. Andiamo dei dati, la Nexans, che dite, cosa fa, cosa produce? La Nexans è una multinazionale francese e produce cavi di tutti i tipi. A Latina produciamo cavi di media e alta tensione. Paghiamo un piano industriale del 2006 che prevedeva il consolidamento e la stabilizzazione dei siti produttivi, ha visto il nostro stabilimento cedere alcune produzioni in favore di altri stabilimenti per la salvaguardia di tutti gli altri stabilimenti, era previsto una cessione di parte del nostro stabilimento che era molto ampio per alleggerire i costi. Questo non è avvenuto. Oggi l'azienda ci comunica che per rimanere in Italia deve chiudere lo stabilimento di Latina. Noi lotteremo fino alla fine, non permetteremo questo. Noi siamo nati per fare i cavi e vogliamo continuare a fare i cavi. Dite voi, quanti siete in questa condizione? Noi siamo 300 famiglie, 200 dipendenti fissi, 50 lavoratori somministrati che da 5-6 anni vengono usati dall'azienda, più tutto un indotto di altre centinaia di persone, circa 300 famiglie che ruotano intorno a quell'azienda.